Il PD valuterà che cosa succederà in queste ore, ci renderemo conto se c'è una maggioranza coesa che si può continuare a spendere per gli obiettivi seri di questa città, ebbene, altrimenti l'esperienza è finita. Il messaggio del PD è netto e chiaro e Costanzo Carrieri, coordinatore provinciale dei Democratici, lo ha ribadito questa mattina nel corso di una conferenza stampa cui hanno preso parte i consiglieri comunali dello stesso PD, assente giustificato a Roma per un incontro al Mise, Gianni Azzaro. Se il sindaco Stefano trova un accordo politico serio e non fondato sui consensi ad personam, sarà possibile traguardare il mandato elettorale e poi dare la parola ai cittadini, oppure meglio staccare la spina e sciogliere il consiglio comunale. In queste ore Stefano, che ha avuto anche un colloquio con il prefetto, sta valutando il da farsi dopo aver azzerato la giunta e decidere se protocollare le annunciate dimissioni. Sulla graticola ci sono un paio di assessori, Guttagliere e Bozza in particolare, sotto accusa anche le commissioni consiliari per le quali il sindaco chiede pure l'azzeramento. E ultima goccia che ha fatto traboccare il vaso, la questione della nomina degli scrutatori per il referendum costituzionale del 4 dicembre prossimo, sul quale pure si è soffermato il coordinatore ionico del PD, Costanzo Carrieri. Noi onestamente non crediamo che la crisi che si è aperta a Palazzo di Città dipenda esclusivamente dalla nomina degli scrutatori, perché questo è un falso problema. A tal proposito diciamo anche chiaramente che il Partito Democratico in linea di principio è favorevolissimo al sorteggio, anche se il sindaco sa, come noi sappiamo, che per fare ciò bisogna predisporre gli atti in consiglio, bisogna approvarli come un regolamento, altrimenti si infrange la legge. Solo dopo è possibile mettere in campo queste azioni per essere credibile, per essere possibile e anche utile per i cittadini, perché noi a proposito del sorteggio riteniamo anche che ci debba essere una disciplina degli iscritti, perché questo deve riguardare unicamente i disoccupati, gli inoccupati, coloro che ne hanno bisogno e non prendere dagli attuali elenchi dove ci sono occupati, gente benestante e pensionati. Intanto la conferenza dei capigruppo presieduta da Piero Bitetti ha convocato per il 29 novembre, il 6 dicembre in seconda convocazione alle 9, la prossima seduta del Consiglio Comunale. All'ordine del giorno i debiti fuori bilancio e le ultime determinazioni delle commissioni consiliari.